Si è capito comunque. Adesso funziona. Ah, comunque ci sono abituato che mi dicono che tanto non si capisce niente. Comunque, quindi non è una gran novità, insomma. Comunque, allora, compitino del martedì. Allora, ieri c'erano più di 120 iscritti, quindi abbiamo bisogno di fare due turni, credo. E c'è il problema che nel primo turno, che andrebbe dalle 9 e un quarto alle 11 e un quarto, c'è algebra, e quindi l'unica maniera di evitare il problema è quella di mettere al primo turno i, diciamo, ripetenti, che non dovrebbero aver bisogno di seguire algebra, e al secondo turno le matricole. D'accordo? Spero, però non ho ancora fatto i conti esattamente su quanti sono i due tipi di studenti, per vedere se si distribuiscono in maniera ragionevole, insomma. Comunque penso che dovremmo riuscire a farlo in questo modo, d'accordo? Mi spiace, era previsto per mercoledì cioè, era previsto per oggi il compitino, infatti è scritto anche sulle istruzioni che sarebbe stato oggi, però purtroppo oggi i laboratori sono occupati per altre cose, insomma, cioè hanno detto che sarebbero stati occupati, poi non sono occupati, insomma, un casino, ecco. In ogni caso ci hanno obbligato a cambiare orario del compitino, d'accordo? Perché sì, c'erano degli esami di ingresso per ingegneria. Sono stati ieri e dovevano esserci anche oggi, ma invece non ci sono, non so perché, o almeno non usano la nostra aula. Ok, comunque, niente, è così, martedì e ci arrangiamo con i due turni nella maniera che ho appena detto. La teoria, martedì prossimo, sarà sulle funzioni, lo ripeto perché prima non si capiva niente, d'accordo? Passaggio dei parametri, valori restituiti, insomma, i soliti funzioni, solite funzioni. Esercizi sulle funzioni che abbiamo visto varie volte, sono nei compiti grandi, quelli non, complessivi, ci sarà molto spesso un esercizio sulle funzioni, quindi conviene guardarseli e imparare. Allora, qual è l'esercizio che stavamo affrontando ieri? È quello di, partendo da una lista concatenata, dove abbiamo assegnato una posizione, diciamo, ai diversi nodi, partendo da zero, naturalmente, diciamo un indice, no? Come negli array, se vogliamo. Non confondete, questo non è il campo info, ma semplicemente la posizione scritta su ciascun nodo. E poi che cosa vogliamo fare? Vogliamo riuscire ad introdurre un nodo nuovo in una certa posizione, d'accordo? Quindi, per esempio, se lo vogliamo introdurre nella posizione 1, significa che va messo tra quello che era 0 e quello che era 1 presentemente, e quindi si dovrà ottenere una nuova lista così, d'accordo? Dove quello che era 1 naturalmente adesso sarà 2 e così via. Ok? Quindi questo è più o meno. Beh, c'è una cosa da osservare subito. Questa operazione non è sempre possibile farlo, perché se noi, per esempio, noi abbiamo qui d'accordo, questi 5 nodi che vanno da 0 a 4, quindi significa che almeno in linea teorica possiamo mettere un nuovo nodo all'inizio, possiamo metterlo qui, 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 possiamo metterlo anche qui, d'accordo? Nella posizione 5, ma se chiedessimo di metterlo nella posizione 6, 7, 8, 9, 10, questo sarebbe impossibile perché non ci sono abbastanza nodi, d'accordo? Quindi certamente dobbiamo stare un po' attenti ai casi limite, in sostanza. D'accordo? L'operazione non è sempre possibile. Allora, abbiamo già ieri cominciato a discutere un po' di come impostarlo e naturalmente è così funziona il corso più o meno, no? Si vedono degli esercizi e si imparano delle cose e si cerca per il prossimo esercizio di usare le cose che si sono imparate prima, d'accordo? E così facciamo anche noi. Abbiamo visto questi esercizi di aggiungere un nodo in fondo alla lista, esercizio per togliere il nodo in fondo alla lista, abbiamo affrontato questi problemi in vari modi, quindi insomma abbiamo un certo numero di tecniche che conosciamo e naturalmente cerchiamo di applicare queste stesse tecniche anche al nuovo problema, d'accordo? E quindi le tecniche che ci insegnano? Beh, che fondamentalmente noi dobbiamo usare la ricorsione per scorrere la lista e portarci
nella posizione che ci serve, in sostanza. D'accordo? Per da quel punto fare le operazioni. Però, cioè, quali sono effettivamente le operazioni che ci servono? E anche questo, ricordate, negli esercizi precedenti abbiamo visto che perlomeno ci sono due filosofie. Una che è quella di dire, va bene, allora all'andata scorriamo la lista, ci fermiamo nel punto giusto, diciamo, produciamo il risultato, d'accordo, giusto per quello che resta della lista a quel punto, e poi il risultato lo restituiamo alle invocazioni precedenti che in qualche modo lo attaccano, lo concatenano ciascuno al proprio nodo, in modo tale che poi la lista risultante venga, diciamo, ottenuta da questa serie di composizioni al ritorno, quindi, della ricorsione. D'accordo? Questa è una possibilità e abbiamo visto che ha dei vantaggi, spesso è generale come approccio, nel senso che impone meno vincoli sulla lista iniziale, però fa delle operazioni inutili, ok? Poi abbiamo visto un'altra possibilità, un altro approccio, che è quello di dire, va bene, allora visto che fondamentalmente le operazioni da fare sono geograficamente limitate, diciamo, noi cerchiamo di fermare la ricorsione al posto giusto per fare le operazioni che servono e solo quelle operazioni che servono. Quindi produrremo una funzione che restituisce un void, perché lavora proprio chirurgicamente nella lista solo nella posizione, diciamo, giusta per farlo, non fa cose inutili. Però l'handicap di questa seconda possibile tecnica, diciamo, è quello di introdurre dei vincoli sulla lista su cui operiamo. D'accordo? Come al solito, abbiamo già visto, la lista deve almeno avere un nodo, oppure averne almeno due, cose del genere, in sostanza. Quindi queste sono le due modalità di operazione. Poi c'è la terza modalità, che è quella di buttare in campo il passaggio per riferimento, d'accordo, per riuscire a trasformare la soluzione 2 in una soluzione, diciamo, che non ha i vincoli che ho appena detto, d'accordo? Quindi in effetti la terza soluzione, quella col passaggio per riferimento, spesso può essere considerata quella più elegante, diciamo, e con minimo numero di vincoli di nuovo. Ok, quindi andiamo in ordine, cerchiamo di capire tutte e tre gli approcci. Allora, vediamo un po' col gesso. Innanzitutto io vorrei cercare di sottolineare sempre come funziona la ricorsione, diciamo, d'accordo? Perché è un approccio che la ricorsione, che in qualche modo si ripete di esercizio in esercizio in maniera molto simile, in sostanza. E allora cercherò, dove ci riesco, diciamo, di mettere in evidenza il meccanismo che sta sotto la ricorsione. Vediamo un po'. Allora, quindi, il primo punto è quello, la prima soluzione, abbiamo detto, è quella di costruire una funzione che si porta, scorre la lista con la ricorsione, si porta dove deve portarsi, diciamo, questa è una cosa che dobbiamo ancora pensare, in effetti, ma mica tanto. Allora, facciamo una lista di 4 nodi, per esempio, questa qui, dove le posizioni naturalmente vanno da 0 a 3, immaginiamoci che il nostro K sia 2, per esempio, quindi che cosa significa? Significa che vogliamo inserire il nuovo nodo qui tra quello che era 1 e 2, d'accordo? E quindi che cosa intendo nella prima soluzione? Ci dobbiamo portare attraverso la ricorsione nel posto giusto? Beh, il posto giusto è esattamente questo posto qui, cioè devo passare il nodo di indice 1, cioè K-1 in sostanza,
e lavoro con il resto della lista. Perché lavoro con il resto della lista? Beh, è molto semplice, perché a quel punto io il nuovo nodo lo devo semplicemente mettere in cima alla lista, d'accordo? Perché io naturalmente arriverò qui quando K sarà diventato 0 e quindi dovrò mettere il nuovo nodo in cima al resto della lista, d'accordo? A quello che mi troverò in quel momento, dopodiché, quindi qui, ok? Il nuovo nodo lo metto qui, lo collego al resto della lista e ho quindi creato la lista giusta, il risultato della lista per quanto riguarda il resto della lista, d'accordo? Dopodiché non mi resta altro che restituirlo e fare in modo che i nodi precedenti semplicemente concatenino la lista che ricevono dall'invocazione ricorsiva al loro nodo. Ok? Sono riuscito a complicare probabilmente una cosa abbastanza semplice, però non so, è quello che mi viene. Quindi cerchiamo di vedere un secondo come funziona questa cosa. Sì, allora, vediamo prima di tutto, però. Va bene, vediamo prima di tutto il programma, d'accordo? Dopodiché andiamo a vedere la pre e la post che usano varie cose. Tanto per vedere come, diciamo, i passi da fare, intuitivamente perlomeno. Beh, allora, quindi l'idea è questa, che noi percorriamo la lista fino a quando non ci troviamo nella posizione di inserire il nodo come primo nodo, d'accordo? Fondamentalmente è questo. E beh, pensiamo al caso più semplice. Se K è 0, lo devo inserire in prima posizione, naturalmente, della mia lista, se K è 0. Quindi se K non è 0, ma è maggiore di 0, io cosa devo fare? Devo scorrere la lista e far diminuire K finché non diventa 0. Quando diventerà 0, naturalmente, è il momento per creare il nuovo nodo, d'accordo? E cosa ci devo fare con questo nuovo nodo? Beh, lo devo mettere in testa a quello che mi resta della lista. Io un po' l'ho scorsa, me ne resta un pezzo in generale, d'accordo? E quindi, ok? Che brutta cosa questa, ok? Ok, quindi l'idea mi sembra che sia abbastanza chiara, poi vedremo se c'è qualche problemino. Purtroppo credo che ci sia qualche problemino. No, non c'è nessun problemino. Allora, scorriamo la lista diminuendo K, ok? Questa è quindi l'invocazione ricorsiva, è abbastanza chiara. Scorriamo la lista, quindi da Q passiamo a Q freccia next, il prossimo nodo, e contemporaneamente diminuiamo K. Il caso base, cioè quando arrivo a 0, significa che devo mettere il nodo nuovo come primo nodo della lista che mi resta da osservare. Ok? Si capisce questa cosa? Spero di sì. Ok? Questa sarebbe l'idea. E quindi che cosa succede? Va bene, io facciamo magari una figurina un pochino meno idiota di questa qua, se ci riesco, non so. Ok? Quattro nodi, 0, 1, 2, 3 e abbiamo detto K uguale 2. Quindi che cosa facciamo? Noi partiamo ovviamente dal primo nodo, dal puntatore al primo nodo, K è 2, quindi non è, d'accordo? Non è 0 e quindi andiamo nel ramo else e controlliamo per fortuna che la lista sia non vuota, d'accordo? E la lista nel nostro esempio non è vuota, che significa in sostanza che possiamo benissimo fare questa invocazione ricorsiva passando il secondo nodo, quindi, e diminuendo k di una unità, quindi diventerà 1, d'accordo? Quindi rifacciamo l'invocazione ricorsiva naturalmente, e che cosa succederà? Ritorno qui, k è diventato 1, quindi non è 0, quindi sono di nuovo qui. La lista non è ancora vuota, per mia fortuna, d'accordo? E quindi rifacciamo di nuovo l'invocazione ricorsiva e
passando questo nodo qui con k uguale a 0, naturalmente. Ok? A questo punto naturalmente vale il caso base. K è uguale a 0, ok? E quindi che cosa facciamo? Beh, facciamo il caso base e come vedete il caso base significa creare un nuovo nodo qua, diciamo, d'accordo? Questo è un nuovo nodo. Farlo puntare a quello che resta della lista, perché eccolo qua, il campo next del nuovo nodo è quello che resta della lista, cioè nel nostro esempio questa, gli ultimi due nodi della lista, ok? E fare un bel return, anzi a proposito mi raccomando anche sul forum del Moodle è venuta fuori questa storia, non so perché un sacco di studenti si dimenticano i return delle funzioni ricorsive, cioè non mettono in return, anche funzioni che devono restituire un risultato non ci mettono in return, questo è ovviamente un errore, molto semplicemente, tra l'altro errore brutto perché non è segnalato e il comportamento dei programmi è un comportamento erratico, cioè a seconda del compilatore può funzionare diversamente e anche con uno stesso compilatore può dare risultati diversi da run a run, quindi sono proprio quegli errori brutti, quindi mi raccomando, insomma, se la vostra funzione, che sia ricorsiva o no, deve restituire un risultato, ci deve essere sempre un return alla fine della funzione, qualunque sia la fine che consideri. D'accordo? È un errore grave non metterlo, mi raccomando, non è una piccola dimenticanza. Allora, quindi facciamo il return del nuovo nodo che però abbiamo appeso davanti a quello che restava della lista, quindi in effetti noi stiamo restituendo questo. E che cos'è questo? In effetti questo è il risultato dell'inserimento, d'accordo, del nuovo nodo con k uguale a 0 rispetto a questa lista qua. K uguale a 0 quindi significa che io l'ho messo in cima alla lista, quindi è già il risultato giusto per questa parte della lista che restava, che è la parte che resta quando k diventa 0, insomma. Ok? A questo punto cosa devo fare? Ovviamente devo fare in modo che questo nodo, il secondo, punti al nuovo nodo, d'accordo? Allora una maniera di farlo, che è la consueta maniera nell'approccio 1 che abbiamo già visto in varie occasioni, è quella di dire ok, io lo restituisco con return appunto il risultato, e quindi passo alla invocazione precedente, e l'invocazione precedente appende quello che io gli la lista che gli restituisco al nodo corrente Q, d'accordo? E questo è esattamente quello, ok? Quindi l'invocazione ricorsiva restituisce il risultato del resto della lista, diciamo, da QNext in poi, e questa operazione qui non fa altro che appendere questo risultato al nodo Q, dopodiché viene restituita la lista che comincia con Q, naturalmente, la lista, quindi questo nodo qui che cosa fa? Appende il suo campo next, diventa il nuovo nodo, crea quindi questa nuova lista, che naturalmente è la lista giusta per la lista originale. Perché la lista giusta? Perché in questo nodo K era 1, naturalmente, d'accordo? E il nuovo nodo, infatti, io l'ho messo nella posizione 1 di questa lista. Ci siamo? Quindi, a ogni livello, naturalmente, io produco la lista giusta per quello che resta della lista a quel punto. Ci siamo? Quindi, qui K era diventato 0 e io, infatti, ho prodotto la lista giusta perché il nuovo nodo l'ho messo all'inizio, ok? Qui K è uguale a 1. E io ho prodotto la lista giusta perché il nuovo nodo è in posizione 1 di questa lista e naturalmente tornando indietro farò la stessa cosa e quindi cosa significa? K è uguale a 2 e io infatti il nuovo nodo l'ho messo nella posizione 2 dell'intera lista, che è quello che volevamo fare. D'accordo? Ma la cosa importante è capire che a ogni livello della invocazione ricorsiva quello che viene restituita è la lista giusta, d'accordo? Rispetto alla lista in input, in sostanza, e al valore di K in input. Ok? Ci siete? Questa è la cosa che spero sia chiara. Ok? Quindi funziona così. Naturalmente va osservato che mentre l'aggancio di questo nodo con il nuovo nodo è
importante, perché come vedete prima il campo next di questo nodo puntava qui e adesso deve puntare al nuovo nodo, naturalmente, quindi questo è un aggancio veramente necessario in quel caso. Nel caso del primo nodo della lista, no, perché io rimetto nel campo next del primo nodo il puntatore al secondo nodo ed è lo stesso di prima, d'accordo? Quindi abbiamo lo stesso fenomeno in cui questa operazione è utile una sola volta e tutte le volte successive non serve a niente, però sarebbe troppo complicato andare a distinguere se siamo nel nodo in cui serve oppure no, quindi lo facciamo sempre. D'accordo? Quindi questa è proprio esattamente la soluzione di tipo 1 che abbiamo già visto per i problemi precedenti di appendere un nuovo nodo in fondo alla lista oppure eliminare l'ultimo nodo della lista. Uguale, 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 uguale. Ok? Allora, andiamo a vedere un po' di notazione per poi descrivere la pre e la post. Quindi, cosa facciamo? Noi abbiamo il parametro nodo star Q che punta al primo nodo di una lista, oppure è 0 naturalmente, e con LQ indichiamo la lista corretta che comincia con Q naturalmente. Ok? Con questa notazione nuova, L underscore K, Q, indichiamo la lista che consiste dei primi k nodi di L. D'accordo? Dei primi k nodi di L. Cioè dal nodo 0 al nodo k-1. Naturalmente noi stiamo supponendo che ci siano, perché se non ci sono non sarà, non ha senso questa notazione qui, diciamo che è indefinita. Facciamo attenzione che se k è 0, L0Q è la lista vuota. D'accordo? Non c'è nessun nodo in L0Q. È una notazione, d'accordo? Perché? Beh, il nodo finale di LKQ è quello in posizione K-1, ok? Quindi se LQ è fatta così, quindi ci sono i primi K nodi e poi il resto della lista concatenato con i primi K nodi, cosa significa? Significa che passare il nodo K-1 significa fermarsi sul primo nodo di R, fondamentalmente. D'accordo? O fermarsi su R in sostanza. Quindi l'approccio che noi abbiamo preso adesso, nel programma che abbiamo appena visto, scorre con la ricorsione LKQ e si ferma dopo aver passato LKQ. Naturalmente se c'è. Se non c'è, dobbiamo andare a vedere esattamente che cosa succede, perché non è banale. Ok? Ci siamo? Quindi passare il nodo K-1 significa fermarsi su R, passare tutto LKQ. E fermarsi al nodo K-1 invece, che è una cosa che faremo tra un po', significherà che cosa? Fermarsi sull'ultimo nodo di LKQ. Ok? Solo notazione, tanto per diciamo poter dire le cose in maniera precisa. Ma questa maniera di descrivere la nostra lista è una maniera molto utile. Perché naturalmente? Perché? Beh, perché il nuovo nodo deve andare qua in mezzo, questo è chiaro. D'accordo? Quindi se la lista originale è così, diciamo questa maniera di scriverla è molto utile per dire come deve essere la lista finale. Ok? Ok, allora andiamo a vedere la pre e la post di questa roba qui, vedere se ci danno una piccola mano. Allora, la pre che cosa ci dice? Che LQ è corretta. Potrebbe anche essere vuota, non l'ho scritto per questione di spazio, ma dobbiamo abituarci, quando io dico corretta vuol dire vuota o non vuota, comunque una lista corretta. Se ho bisogno di aggiungere qualcosa lo devo dire esplicitamente. K può essere maggiore o uguale di 0, d'accordo? Ok? E come al solito chiamiamo vecchia lista Q il valore iniziale di lista Q. Ok? Allora, come scriviamo la posta? La posta la scriviamo proprio usando la
notazione che ho appena introdotto, d'accordo? E naturalmente devo dire che se posso scrivere il valore, il vecchio valore di Q della lista Q, diciamo, in questa maniera qui, cioè prima i primi K nodi e poi il resto, allora che cosa succederà? Che la mia funzione deve restituire esattamente come vi dicevo, la stessa lista in cui il nuovo nodo è stato messo esattamente tra il primo pezzo e il secondo pezzo. Ecco, la notazione è questa qui. D'accordo? Vi ricordo questa notazione con la freccia che abbiamo introdotto qualche lezione fa, che semplicemente dice che appendiamo un nodo all'inizio della lista R. Ok? E poi concateniamo. Ok? Ci siamo? Quindi, diciamo, se la mia lista iniziale si può scrivere così, il che significa che deve avere almeno K nodi, naturalmente, d'accordo? Deve avere almeno K nodi, allora la mia funzione fa quello che deve fare, cioè appende il nuovo nodo dopo i primi K nodi, quindi nella posizione K. Ok, ci siete? Però naturalmente non è detto che la mia lista iniziale abbia K nodi almeno, quindi abbiamo anche un altrimenti. D'accordo? Altrimenti che dice? Beh, altrimenti non cambia niente, diciamo, non facciamo niente, resta semplicemente, la lista resta la stessa iniziale, non viene cambiata, non viene fatta nessuna operazione di inserimento. Ok? È abbastanza ragionevole. Se, è quello che dicevamo un po' di tempo fa. Cioè, se io ho una lista con due nodi e gli dico, quindi i nodi hanno indice 0 e 1, posso dire di appendere un nuovo nodo nella posizione 0, nella posizione 1, nella posizione 2 ancora diventerebbe di 3 nodi, ma se gli chiedo di mettermi nella 4, come fa? Deve fare un ponte, insomma. Ecco, quindi chiaramente c'è il caso in cui non succede niente, ed è questo altrimenti qui, non succede niente se la mia lista non la posso scrivere nella maniera indicata. Ok? Ci siete? Allora, cosa succede? Cosa succede? Allora, come facciamo a fare la dimostrazione di correttezza di questa funzione che abbiamo appena già esaminato? Beh, procediamo come al solito, caso base e poi caso ricorsivo, naturalmente. D'accordo? Qui abbiamo la pre, abbiamo la post, cosa vogliamo di più? Niente. Cominciamo dal caso base, ok? Quindi il caso base è, naturalmente stiamo assumendo che valga la pre, ok? Ovviamente, e che dobbiamo dimostrare che dopo che viene eseguito il caso base vale la post, ok? Allora, quindi dobbiamo assumere che K sia 0. È il caso base, e in quel caso noi restituiamo semplicemente questo nuovo nodo a cui appendiamo la lista preesistente, diciamo, Q, quella che comincia con Q. Allora, soddisfiamo la post? Allora, prima di tutto dobbiamo capire se la lista che abbiamo in quel caso può essere scritta in questa maniera. Perché naturalmente se può essere scritta così dobbiamo dimostrare che vale questo, se no dobbiamo dimostrare che vale quest'altro. Ok? Allora, vale, che cosa vale? Vale questa cosa qui, la possiamo scrivere così secondo voi? Oppure no? Quando K è 0. Beh, sì, abbiamo già detto che quando K è 0, VLK, Q è la lista vuota, quindi chiaramente in quel caso R è tutta quanta la lista. D'accordo? E vi faccio presente una cosa abbastanza ovvia, che questo vale naturalmente anche se la lista è 0, è vuota, completamente vuota. D'accordo? Non c'è nessun, diciamo, impegno che la lista abbia almeno un nodo. Quindi posso scrivere così anche la lista vuota. Che significherebbe lista vuota concatenata con la lista vuota, cioè la lista vuota. Ok? E in quel caso, naturalmente, se la lista fosse vuota, anche
cosa succederebbe? Che Q sarebbe 0, naturalmente, quindi restituirei l'unico nodo nuovo che abbiamo aggiunto. Quindi questa funzione qui fa il suo compito anche nel caso in cui la lista originale fosse sia vuota, diciamo. E naturalmente funzionerebbe in quel caso solamente per capo uguale a 0, d'accordo? Se cercassi di appendere in posizione 1, 2, 3, qualsiasi cosa, un nuovo nodo in una lista vuota, chiaramente fallirebbe, deve fallire per forza. Però funziona. Allora, ok? Va bene? Ci siamo? Il caso base funziona? Quindi, diciamo, se K è uguale a 0, questa cosa qui noi la possiamo sempre scrivere e andiamo a vedere, funziona questo? È vero questa cosa? Beh, abbiamo già detto che questo è vuoto e che R è tutta la lista originale, quindi noi stiamo mettendo il nuovo nodo con il campo C all'inizio della lista originale, che è giusta, ovviamente. No? K uguale a 0 lo dobbiamo mettere nella posizione 0, cioè al primo posto. E quindi nel caso base la posta è verificata. Ok? Ci siamo? Allora, poi dobbiamo andare a vedere naturalmente il caso ricorsivo. Quindi dobbiamo considerare il ramo else. Il ramo else. Allora, cosa facciamo per prima cosa? Allora, se Q è Cioè, va bene, adesso lo vediamo. C'è una cosa che non funziona bene. Allora, facciamo questo condizionale, d'accordo? E controlliamo se Q è vuota oppure no. E nel caso che sia vuota, restituiamo 0. È corretta questa cosa? Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Quindi noi arriviamo qui se K non è 0, d'accordo? Ok? Nel caso in cui Q sia vuota, restituiamo 0. Allora dobbiamo dimostrare che la post vale in quel caso. Ok? Allora, quindi vale questo? K è maggiore di 0, ok? È maggiore di 0 perché il caso 0 l'abbiamo già esaminato. Okay. Vale questo? Lo posso scrivere così? K non è 0, vuol dire che è almeno 1, no? O 2 o 3 o quello che sia. Quindi questo deve avere K nodi. E dove li prendo K nodi se Q è vuoto? Q è vuoto. Siamo nel caso else, questo. Q è vuoto. Quindi significa che non posso scriverla così. Quindi siamo nell'altrimenti, no? Ok? No, fermatevi, se oggi non è la mia giornata favorita, quindi se non capite ditemelo e io lo ripeto, magari meglio della prima volta, che vi vedo molto perplessi. Allora, se Q è 0, vado qua, restituisco 0, voglio dimostrare che restituire 0 è la cosa giusta da fare, cioè è vera rispetto, rende vera la post, d'accordo? E quindi vi ho appena detto che se K è maggiore di 0 e Q è vuoto, non posso scrivere la lista che comincia in Q in questa maniera qui, che richiede di avere K nodi e non ce l'abbiamo, è vuota. Quindi dobbiamo considerare l'altrimenti e l'altrimenti mi dice che dobbiamo restituire la stessa lista ULQ, d'accordo? E noi restituiamo 0, è giusto? E cavolo, Q è vuota e noi restituiamo 0 e quindi è vuoto, no? È uguale a ULQ, Q è 0, se siamo qui, Q è 0. No, è fantastico, è giusto, ma è il caso che sto considerando adesso, no? È il caso che sto considerando adesso, cioè
Noi stiamo considerando che di arrivare qua. Quindi K è maggiore di 0, d'accordo? Q può essere qualunque cosa. E stiamo considerando che Q sia 0, d'accordo? E in quel caso noi restituiamo 0. Altrimenti, cioè, ho già spiegato perché non si può scrivere ULQ essendo vuoto in questa maniera, quindi altrimenti la posta richiede che restituiamo ULQ e naturalmente fa riferimento a questo Q, non a un Q che tu ti immagini esista in qualche invocazione precedente. È questo Q che è 0. Quindi noi restituiamo 0, va benissimo. D'accordo? Mi raccomando. Con la ricorsione fa solo quello che deve fare, cioè con quello che gli abbiamo passato. Se gli passiamo Q uguale a 0, lui deve fare la cosa giusta per Q uguale a 0, non per un Q precedente che magari era lungo 1000, ma l'abbiamo passato tutti con la ricorsione. Non ci interessa niente, noi guardiamo solo ai parametri che entrano dentro la ricorsione e la nostra funzione deve fare la cosa giusta rispetto a quei parametri, qualunque sia il loro valore. D'accordo? Ci siete? Siamo d'accordo? Ok, quindi che cosa? Quel caso l'abbiamo esaminato, ok? Funziona, è giusto. Allora, consideriamo il caso che Q non sia zero, naturalmente. D'accordo? E naturalmente che cosa Q non è 0? Noi facciamo questa l'invocazione ricorsiva fondamentalmente. E qui c'è una cosa abbastanza divertente che bisogna capire adesso, ok? Allora, facciamo l'invocazione ricorsiva. Ormai dovreste sognarvelo di notte, d'accordo? Ogni volta che ci troviamo davanti a un'invocazione ricorsiva, l'ipotesi induttiva ci dice che possiamo assumere che questa è corretta rispetto a pre-post, ma naturalmente rispetto a pre-RIC e post-RIC. D'accordo? E quindi per usare questa ipotesi induttiva io però devo dimostrare innanzitutto che vale la pre-RIC quando viene fatta l'invocazione. Ok? Ci siamo? Quindi che cosa succederà? Che naturalmente io prendo la pre e la devo istanziare ai parametri attuali, quindi invece di Q dovrò considerare Q next, invece di K devo considerare K-1, C è rimasto uguale, non cambia niente. Ok? Quindi, tanto per essere sicuri che ci capiamo, visto che questa è una cosa fondamentale, d'accordo? Quindi la pre RIC in questo caso che cosa dirà? Deve dire che LQ next, cerco di scriverlo in maniera da non occupare troppo posto, Q next è corretta, è una lista corretta naturalmente, e poi devo dire che K-1 deve essere maggiore o uguale, meno 1, sì, maggiore o uguale di 0, d'accordo? E poi, vabbè, quell'altra roba, l'altra notazione la do per scontata. Ok, questa è la pre-RIC. Poi, se vogliamo, possiamo anche scrivere la post-RIC, però magari ci porta via un po' di tempo, ma cosa ci dirà? Che se ULQ RIC Q next uguale a che cosa? VL, e naturalmente qui non ho più K, ma ho K-1, d'accordo? ULK-1, Q next, ok? Allora restituisce VL K-1. Poi che come l'ho scritto qui, K-1 Q next, scusate, stavo perdendo un pezzo, e qui ci sarà il nodo C, nodo C, quindi freccia R, ok, e altrimenti
Ok? Sì, è chiaro? L'ho scritto proprio tutto, cioè ho preso la pre e la post e le ho istanziate con i parametri attuali dell'invocazione, d'accordo? Non ci sono ambiguità, credo. Altrimenti mi restituisce well qnext, naturalmente, d'accordo? Anche quest'ultimo pezzo, naturalmente, dipende dai parametri attuali, quindi da qnext. Quindi io, naturalmente, voglio, fortissimamente voglio, poter usare questa post-RIC, ma per poterla usare devo dimostrare che vale la pre-RIC quando viene fatta l'invocazione, d'accordo? Cioè quando arrivo qui. E allora, cosa succede? Allora, per... Ok, quindi devo dire che LQNext è corretta. Come faccio a dimostrarlo? Beh, LQ è corretta, Q non è 0, quindi QNext è il resto di una lista con almeno un nodo, d'accordo? E quindi L di QNext è corretta, d'accordo? Che è esattamente questo qua. Ok? Scusatemi se sono pedante, può darsi che sia ovvia sta cosa, però io voglio essere certi che sia capita da tutti. Alla fine? Sì. Ci arriviamo, nel senso che quando facciamo la dimostrazione di correttezza, d'accordo? Nel caso ricorsivo, che è quello che stiamo esaminando adesso, perché gli altri casi li abbiamo già visti, la prova deve funzionare sempre, quindi deve funzionare anche quando il nuovo nodo viene messo in fondo. Quindi facciamo la prova e poi andiamo a cercare dov'è che viene considerato quel caso particolare che dà fastidio a te. D'accordo? Perché cioè, se la prova è giusta, ci deve essere in sostanza. Se non lo troviamo nella nostra prova, abbiamo sbagliato, abbiamo dimenticato un pezzo della prova e lo dobbiamo fare, insomma, tutto è possibile. Ma sono proprio queste cose che aiutano a capire se la prova, magari abbiamo dimenticato un pezzo, e magari abbiamo dimenticato anche un pezzo del programma, abbiamo dimenticato un caso particolare che andava esaminato nel programma, quindi proprio questo tipo di riflessioni ci permettono poi di trovare gli errori, se ci sono, d'accordo? E correggerli, oppure di convincerci che il programma è veramente giusto. Questa è la cosa più interessante. Così com'è. Ok, quindi pazienza, adesso facciamo la prova. No, no, scusa, non volevo dire che mi metti fretta, ma basta aspettare che la prova sia finita e poi andare a vedere che cosa succede. Ok, allora, questo l'abbiamo visto, no? Perché abbiamo fatto questo test prima di fare l'invocazione, quindi certamente LQ non è vuota e quindi LQ next è una lista corretta, possibilmente vuota lei, ma... Ok? Ma è corretta. Ditemi che si capisce. Si capisce? Vabbè, rimarrò col dubbio. Atroce. Allora, adesso devo guardare questo, ma anche questo è facile perché K non è 0, d'accordo? Cioè è maggiore di 0 naturalmente, e quindi K-1 sarà maggiore o uguale di 0, che è esattamente quello che viene richiesto. Quindi, clac, anche questo funziona. Quindi la pre-RIC vale, quindi l'ipotesi induttiva mi permette di usare la post-RIC. D'accordo? E allora, notiamo una cosa abbastanza carina di questa post-RIC, naturalmente, è a due casi. Se lo posso scrivere così, ma chiedere che possa essere scritto così significa se l'operazione si può fare, allora la faccio, se non si può fare, non la faccio. Fondamentalmente significa questa, d'accordo? E la post-RIC dice esattamente questo. Se l'operazione si può fare
sul resto della lista, allora viene fatta. Altrimenti non viene fatta. Ok? Non viene fatta e viene restituita semplicemente il resto della lista così com'è. Ci siete? Quindi noi adesso che cosa dobbiamo fare? Possiamo assumere la post-RIC al ritorno da questa invocazione e dobbiamo considerare le operazioni che vengono fatte, cioè questa assegnazione qui e il return. Okay? E dobbiamo dimostrare che qui restituiamo sempre la cosa giusta. Come si ragiona? Beh, si deve ragionare su due casi naturalmente, perché la post-RIC ha due casi, l'ho appena detto, o se l'operazione si può fare oppure non si può. D'accordo? Quindi sono in zona rossa qua. Va bene, allora, operazione si può fare. Ma attenzione, 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 anche lì bisogna fare. Cosa dice la post-RIC? Che noi stiamo assumendo è vera, questa è vera. Dice che richiede che perché si possa fare l'operazione, che VL next, cioè il resto della lista, si possa scrivere in questa maniera: i primi K-1 nodi, d'accordo? Seguiti dal resto della lista. Cioè, pretende che nel resto della lista, cioè quella che comincia da QNext, ci sia almeno K-1 nodi. Ok? Ma ovviamente questa è la stessa cosa che richiedere che nell'intera lista ce ne siano K. Ok? Io ho tolto un nodo e chiedo, beh, ce ne devono essere almeno K-1 ancora per poter fare l'operazione. Ok? È la stessa cosa che dalla lista intera dire ce ne devono essere almeno K, perché ne ho tolto uno. Okay. Quindi è chiaro che se vale questa condizione, allora vale la stessa condizione per l'intera lista. D'accordo? Quindi operazione si può fare su, naturalmente, su LQNext. Scusate se non è proprio il massimo, ma su LQNext. Allora bisogna capire che allora si può fare anche su LQ, naturalmente. D'accordo? Quindi siamo nello stesso caso, cioè se qui in post-RIC l'operazione si poteva fare e quindi viene fatta, perché allora si può fare anche nell'intera lista. Naturalmente qui la si può fare con K-1 e qui con K. D'accordo? Quindi, allora, stiamo in questa posizione qui. Quindi la post-RIC ci dice che viene restituita questa lista qua. Cioè il nuovo nodo viene inserito dopo K-1 nodi a partire dal resto della lista. Allora, cosa fa questa operazione qui? Questa lista restituita dall'invocazione ricorsiva la appende al nodo Q. Quindi che cosa significa? Se qui il nuovo nodo, d'accordo? Era messo dopo K-1 nodi iniziali, adesso sarà messo dopo K nodi iniziali. Ce n'è uno in più, ce l'abbiamo attaccato noi. D'accordo? Ok? Ci siamo? Quindi noi restituiamo la nuova lista che comincia con Q e siamo sicuri che questa nuova lista sia costituita dai primi K nodi della lista originale, poi il nuovo nodo e poi il resto della lista originale. Ok? Cioè è questa con Q all'inizio. È qui che si fa, si mette Q all'inizio della lista. Restituita dall'invocazione. Ok? Ci siamo? Quindi l'invocazione ricorsiva salta K-1 nodi. Mette il nuovo nodo, poi il resto della lista e poi ci restituisce quello. E noi ci attendiamo Q all'inizio. Quindi nella lista che comincia con Q ci saranno K nodi, poi il nuovo nodo e poi il resto. Esattamente quello che ci serve. Sì, è esattamente quello che ci serve? Beh, insomma, direi proprio di sì, d'accordo? Perché noi abbiamo VL K-1 QNext, ci abbiamo aggiunto il Q davanti, quindi otteniamo questo.
Quindi funziona nel caso in cui l'operazione si può fare. Operazione non si può fare, naturalmente, di nuovo, non si può fare su il resto della lista. Significa che il resto della lista non ha K-1 nodi, ne ha di meno, ok? Ma allora, certamente l'intera lista non è a K. E quindi, anche per l'intera lista, siamo nello stesso caso di operazione impossibile, d'accordo? Quindi, se sono qui, la post-ric mi dice, io ricevo la VL QNext com'era in tonsa, non cambiata, non c'è un nuovo nodo aggiunto. E quindi qui, in quel caso, io ricevo VL QNext così com'era. E che cosa faccio? Beh, ci attacco Q davanti e lo restituisco, quindi che cosa faccio? Restituisco VL Q, cioè esattamente quello che viene richiesto. Ok? Funziona impeccabilmente, direi. Allora, vediamo un po' il caso che dava fastidio al vostro compagno. Allora, cosa succederà? Chi è che si occupa, anzi, lo chiedo a voi, in questa, abbiamo fatto la dimostrazione, d'accordo? Siamo convinti che di aver fatto il caso base, di aver fatto il caso ricorsivo, tutto sembra tornare. Ma ci siamo per caso dimenticati un caso per strada, che non ce ne siamo accorti, e il caso che dà fastidio al vostro compagno è quello del caso in cui effettivamente ci sono proprio K nodi e noi vogliamo inserire in posizione K, cioè il nodo nuovo deve diventare l'ultimo nodo della, andare in fondo alla lista originale, proprio in fondo, d'accordo? Questo programma ne tiene conto di quel caso, lo tratta, oppure no, ce lo siamo dimenticati per strada. E se lo tratta, dove viene trattato? Qualcuno ha l'occhio clinico? Beh, allora, però una cosa, adesso, è chiaro che non è così semplice. Ma una cosa però dovrebbe saltare agli occhi. Dov'è che si aggiungono i nodi? Nel caso base. È lì che si aggiunge il nodo, eh? Si aggiunge, ok? Quindi è il caso base che noi dobbiamo guardare, perché è lì. Quindi il caso base che cosa fa? Eccolo qua. Crea il nuovo nodo e lo attacca a quello che c'è dopo. E se quello che è dopo è vuoto, non gliene potrebbe importare di meno. Che sia vuoto, che non sia vuoto, lui crea il nuovo nodo e lo mette davanti a quello che c'era prima. Punto. Non ci dà nessun fastidio quel caso speciale. D'accordo? D'accordo? Quindi, infatti, notate che in questo caso base noi non guardiamo Q. Q potrebbe essere vuoto, potrebbe essere zero. La guardiamo solo qui quando dobbiamo andare avanti a scorrere la lista, allora lì sì abbiamo bisogno di una lista non vuota, ma qui la Q potrebbe essere benissimo vuota. Lo appendiamo, cioè creiamo un nuovo nodo, lo facciamo puntare a quello che c'era prima, se è vuoto tanti saluti, sarà l'ultimo nodo, anzi a questo livello qui sarà l'unico nodo che c'è, tra l'altro è un caso che ho descritto anche prima come un caso speciale, se Q è vuoto crea un nuovo nodo e restituisce solo quel nodo. Ti ho convinto? Non mi sembri. E beh, se Q è 0 perché è vuoto, il nuovo nodo avrà campo next 0 naturalmente, è Q. Cioè, se non c'è niente dopo significa 0 e quindi diventa 0. Ok. Comunque è un'ottima cosa, però insegna il dubbio del vostro, allora una cosa, vale la pena quando uno ha un dubbio del genere di fare la prova e andare a vedere se la prova considera il caso in questione e così via, mettere a posto. D'altra parte, in fase di disegno di un programma, a volte se
se uno si fa trascinare troppo dai casi particolari, rischia che il suo programma diventi allora caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, e a quel punto uno si spara, perché il programma diventa una gran confusione di casi, diciamo. Mentre invece è a volte molto più semplice seguire un'idea, diciamo, di ricorsione, Per esempio la nostra idea in questo caso era: mi fermo sul k-esimo nodo quando k diventa 0, in sostanza, mi fermo quando k diventa 0, eccolo qua, e da lì creo la nuova lista e poi la passo indietro. Questa è l'idea portante di questa soluzione, d'accordo? Poi i casi particolari, masse, l'ultimo, e così via, li si esamina in un secondo momento. Prima di tutto si tenta una strada semplice, diciamo, e poi si controlla che questa strada, in effetti, soddisfi tutti i casi particolari. D'accordo? Quindi è giustissimo avere le idee in caso particolare, ma mi raccomando, non fatevi troppo condizionare dai casi, perché rischiate che i vostri programmi poi diventino una sequenza di casi particolari, quindi generalmente sono programmi che non funzionano.